Pillon, un buon secondo tempo non è bastato al Pescara per guadagnare almeno un punto qui al Barbera, però questa sera, non so se è d'accordo con noi, siete riusciti meno a creare problemi in attacco, in questo caso al Palermo. Ci avete provato dalla distanza, però è mancata la stoccata finale. Sì, diciamo che la conclusione, perché le situazioni di gol ci sono state anche nel primo tempo. Le occasioni le abbiamo avute, solo che non le abbiamo sfruttate, è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione in porta, la stoccata vincente come hanno fatto loro. L'unico rammarico è il primo gol, che secondo me potevamo evitarlo, devo rivederlo bene perché non mi è piaciuto come l'abbiamo preso, però la squadra ha corso fino all'ultimo, ha lottato fino all'ultimo secondo, non ci siamo riusciti a eliminare la partita, ma nel secondo tempo li abbiamo messi nella loro metà campo fino al 40esimo, fino al momento del 2-1 del 2-0 abbiamo messi lì, abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol, non ci siamo riusciti. Una buona prova nel secondo tempo, lei ha provato anche a cambiare qualcosa, così come era accaduto con il Lecce e anche a Cosenza, la squadra ci ha provato fino alla fine, poi questi due gol nel finale ovviamente vi hanno messo in ginocchio. Sì, ma è chiaro, sul 2-0 come al 42esimo è chiaro che la squadra, per tutto quello che ha prodotto, poi ha visto fanificare tutto il lavoro fatto, perciò chiaramente il 3-0 è bugiardo, perché per quello che si è visto in campo non è giusto. Ora è giusto non fare drammi, lei ha detto e ha sempre detto di non guardare la classifica, non la guarda neanche adesso, ora c'è la sosta, probabilmente è una sosta che arriva nel momento giusto anche per far recuperare le forze a qualche giocatore un po' in debito di ossigeno. Sì, arriva in questo momento, cercheremo anche di, c'è qualcuno con qualche problema fisico, di metterlo a posto e di lavorare in prospettiva delle prossime partite. Noi dobbiamo guardare avanti con serenità, perché quando una squadra dà tutto in campo noi dobbiamo essere orgogliosi della squadra, io sono orgoglioso della mia squadra e devo dire che dobbiamo lottare, noi sappiamo che dobbiamo lottare tutte le partite e non guardare quello dove siamo, ma cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Secondo posto dopo 12 giornate di campionato è un traguardo più che positivo, in pochi l'avrebbero pronosticato, bisogna ripartire dal secondo tempo di questa sera per cercare di battere tra due settimane l'Ascoli. Sì, bisogna ripartire da questo, ma soprattutto migliorare in alcuni aspetti delle partite e cercare di non prendere gol come abbiamo preso nel primo tempo.